Ciao ragazzi, oggi parliamo della matematica, le addizioni, che è la somma fra due o più numeri. Le addizioni hanno una cifra, due cifre, tre cifre, quante ne vogliamo? Adesso proviamo a farne qualcuna. 5 più 3, la scriviamo prima in riga e dopo in colonna. 5 più 3, la scriviamo, questa l'abbiamo scritta in riga, adesso la scriviamo in colonna. E lo scriviamo anche in riga. Però ragazzi, ricordatevi che non sarebbe anche così giusta. Dobbiamo sempre verificarlo. E cioè l'operazione inversa. E dobbiamo fare quindi per verificarlo 3 più 5. Fa 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il risultato è questo. Adesso proviamo a farle con due cifre, cioè 10 più 4. Proviamo a farla. La scriviamo sempre prima in riga e dopo in colonna. È 10 più 4. L'abbiamo scritto in riga, adesso andiamo a scrivere in colonna. 10 più 4, 0 più 4, 4. 1 più 0, 1. 14. Adesso andiamo a verificarlo con la prova. È sempre l'operazione inversa. Il risultato è 14. Adesso proviamo a farla con tre cifre. 113 più 4. Scriviamo 113 più 4, lo scriviamo in riga, adesso andiamo a sedere in colonna. 100, non partite mai dalle decine oppure dalle migliaia o qualsiasi altro numero. Dovete partire sempre dalle unità. L'unità è la U, si inizia con una U, si segna, ok? Adesso andiamo a fare 4 più 3, 4, 5, 6, 7, fa 7. 1 più 0, 1 e 1 più 0, 1. Adesso ragazzi facciamo la prova. Sempre l'operazione inversa, cioè 4 più 3, 113. 4 più 3, 7. 1 più 1, 1. Cioè 1 più 0, 1. E 1 più 0, 1.
Ecco qua, il risultato è uguale, quindi adesso prendiamo e andiamo a trascrivere in riga. Ricordatevi ragazzi che cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Adesso proviamo ad andare a fare ancora due cifre, ma in un altro modo. Questo qua magari potrebbe essere un po' più difficile. 12 più 12 lo andiamo a scrivere in riga e dopo lo scriviamo in colonna. Più 12 l'abbiamo scritto in riga, adesso andiamo a scrivere in colonna. Si parte sempre dalle unità, ok? Adesso proviamo ad andarla a fare. 2 più 2, 4. E 1 più 1, 2. Il risultato è 24. Adesso andiamo a controllarlo facendo la prova. E la prova è sempre uguale, ok? In questo caso, visto che i due addendi sono uguali, è uguale metterli. Se metti prima questo va bene, se metti prima questo va bene, non importa. 2 più 2, 4. 1 più 1, 2. Il risultato è questo, è uguale, quindi adesso andiamo a trascriverlo in riga. Ragazzi, mi raccomando, non dovete fare casino, ok? Quindi se non capite qualcosa scrivetemelo qua sotto nei commenti. Adesso facciamo con tre cifre. Con tre cifre proviamo a fare 125 più 125. L'abbiamo scritto in riga, adesso andiamo a scriverlo in colonna. Più 5, 10. Il numerino 1 lo mettiamo per ricordarcelo sotto il 2, però proprio in piccolino. Sotto il secondo 2. Vedete, adesso non so se si vede bene, però è un 1 più piccolo degli altri. 2 più 2 fa 4, più 1, 5. 1 più 1 fa 2. Allora lo andiamo a scrivere. 2. Adesso andiamo a verificare se è giusto. Più 5, 10. Il numerino 1 lo mettiamo sempre sotto il secondo 2. 1 in piccolo. 2 più 2, 4. Più 1, 5. Lo andiamo a scrivere. 1 più 1, 2. Lo andiamo a scrivere. Il risultato ci è uscito uguale, quindi 250. Adesso andiamo a trascriverlo in riga. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao!